Tanto, tanto, penso che partita, come abbiamo visto tutti, se c'era una squadra da vincere, era la Cludienza. Il pareggio, a mio avviso, ci stava stretto. L'arbitro ha voluto in qualche maniera influenzare un po', perché la doppia ammonizione di Ballarin non pare troppo esagerata. Ha fatto due falli, due ammonizioni, ma non due falli che magari gli dai la prima e la seconda gliela dai, oppure non ti dai la prima e la seconda. Non è la prima volta che succede. Così, purtroppo, però in compenso, con la mano in bocca, perché noi ci siamo i punti e contano i punti, era meglio giocare male e fare punti. Però ci teniamo alla buona prestazione e andiamo avanti, fiduciosi che prosegue. Sono stati anche errori della squadra, cioè, ad esempio stavolta del portiere che di solito certe cose così non le fa perché è uno solitamente molto più bravo. Succede, hanno detto anche il vento ai giocatori in campo. Fanno parte, quando uno se non gioca non sbaglia, uno quando gioca può sbagliare. Mister non guarda mai, dice la classifica, il presidente la guarda, si informa di cosa fanno gli altri, si interessa. No, perché a noi dobbiamo, per fare punti dobbiamo vincere noi. Se vinciamo, se facciamo risultati positivi, vinciamo, pareggiamo, la somma di punti ci sono. Senti, non è la prima volta che si perde la partita nei minuti finali. Una volta può essere un caso, due volte anche, quando sono più di tre volte, evidentemente c'è qualcosa che non va. Mi spiego meglio. Forse qualche problema di tenuta mentale questa squadra ce l'ha. A mio avviso no. A mio avviso no, perché non è un problema di tenuta mentale. Se in quella specifica azione c'era un giocatore in più, magari non veniva fuori e l'azione è venuta fuori e non veniva fuori il gol. Non vedo nessun problema mentale negli ultimi minuti. Poco fa, Presidente, l'allenatore della Zignano ha detto che è stata una partita molto equilibrata e che è stata decisa solo ed esclusivamente dagli episodi. Concordo con te quando dici se non si fanno punti. Io dico che l'allenatore del Signano ha visto un'altra partita, perché è equilibrata cosa? E secondo te cosa hanno fatto No, intendeva dire equilibrata per motivare la qualità del gioco della Cludenza, perché anche se lui ha vinto la partita, ha detto che è stata una partita equilibrata anche dal punto di vista del gioco. Credo di averla interpretata come un complimento appunto nei confronti della Dico che il Cludenza. gioco noi abbiamo giocato meglio di loro, ma nel secondo tempo, voi eravate in tribuna, cosa hanno fatto il secondo tempo? Se c'era un gol più vai al porta vuoto. Ma c'era addosso a Martino. Con un altro errore del portiere, una. Con un altro errore del portiere, più un vai al porta. No, questa E lezione del noi Dogu. cosa abbiamo fatto? Questo è il tiro di Rampello che. 4 hanno fatto. La punizione che lascia la mano Sì. è buttata fuori. Quella che sta deviata. Il tiro di Rampello che stava perdendo il pallone. Hanno fatto 4 cose una volta. Io questa partita doveva vincere solo una squadra che era Cludienza. Abbiamo Non si è visto i dimostrato. 20 punti di Ma no, ma differenza. 20 punti di differenza. Infatti volevo collegarmi, Presidente, a quello Una che era. partita simile a quella del Riese, noi ben composti, ben. Purtroppo il rammarico è che giochiamo bene, non portiamo quasi niente, quello è il rammarico. Purtroppo in questa categoria quando ti sbagli. Ripari, sì. Come in tutte le categorie. Volevo collegarmi appunto alla domanda che ti volevo fare dopo quella considerazione, Presidente. Ti conforta il discorso di aver visto oggi la Cludienza giocare o alla pari o addirittura anche sotto qualche punto di vista superiore alla Zignano, che è ritenuta la squadra dal maggiore fraseggio, dal maggiore Ma palleggio del mi campionato? conforta, sicuramente mi conforta, perché ne dà quella forza per continuare da adesso in poi. Non
non abbiamo portato tre punti, domenica per un'altra partita, dobbiamo, partita per partita non dobbiamo giocare. Abbiamo un certo girone di ritorno su quattro partite che abbiamo fatto, levico, abbiamo avuto 20 minuti di stupidità e abbiamo portato dopo la partita abbiamo fatto noi anche a Levico, con la Riese abbiamo fatto bene, con Sandro abbiamo vinto, quindi questa nuova situazione... Esattamente gli stessi punti del giorno della Riese. 4 punti. Manca ancora 14 partite. Sono preoccupato. Devo preoccuparmi. La situazione, la classifica... Hanno perso ancora San Donà, Cartigliano, cioè non è che si sta perdendo troppo contatto da quelli sopra, anche se meglio non perdere. Partita per partita, tentare di vincere ogni partita che giochiamo, e dopo vediamo alla fine, a maggio, a aprile si vedrà dove siamo. Sto giovane nuovo cosa ci può dare? 18 anni, attaccante? Un ragazzino nuovo, l'abbiamo preso venerdì, quindi... Sì, cosa potrà dare, se l'avete preso con una prospettiva? Sicuramente ci può dare un aiuto, magari qualche cambio, qualche altro giovane che magari gioca di più e qualche momento della partita. Un ragazzino. Il mister è arrabbiato come per l'arbitro oppure gli si fa andare bene la prestazione? Come noi tutti dispiaciuti, per le cose che ho detto prima, perché dovevamo portare a casa 3 punti, abbiamo portato a casa 0 punti. Noi siamo convinti di questa partita, se c'è una squadra che va a vincere era la convinzione. Ho visto una decisione anche abbastanza o quasi totalmente errata da parte dell'arbitro, ma anche su quella pallone che Giulio aveva recuperato e si parla. Cioè là c'è stata una fiscalità nel fischiare un fallo che è stata invece assolutamente nei confronti di Ballarini. Nelle occasioni che ho detto prima, questo qua mancava, l'avevo detto. Perché non erano passati più di 2 minuti da quella situazione lì. Quindi, insomma, un arbitraggio, credo, non ne aveva ancora parlato il Presidente, ma credo che anche sotto quel punto di vista... No, ma succede spesso, non so, questa categoria qua, succede spesso che gli arbitri vogliono fare un po' i protagonisti togliendo lo scettro ai giocatori. Io dico un arbitro, ma anche 10 minuti alla fine della partita, chiede un fallo a metà campo. Corso di Azena Montagna è stato il giocatore, ma siamo Azena Montagna. Salsa subito, non c'era niente, possiamo giocare, ma perché vai a modificare? Però, ho detto prima, non è la prima volta che succedono cose del genere, sempre più o meno lo stesso giocatore, o espulsioni o infortuni difensivi di qualche tipo Levico. Il giocatore fa scelte tecniche, ma anche noi quando scriviamo dobbiamo dire ste robe. Voi volete, diciamo, conta solo quello che decidiamo noi, sì. Le parole vostre non conta niente. Non può mancare venire in campo. Perché non segui altri mister, capisci? No, mi fa se non vi comoda quello che fa il mister, non stiamo dicendo. Dovete mangiarvelo e basta. Mangiarvelo e scriviamo, tutto qua. Sì, ma puoi fare quello che vuoi. Diciamo che su Modogu, in effetti sta un po' di fiscalità di troppo da parte dell'arbitro. Diciamo che Ballarini non doveva, come si può dire, dar che modo a fare questa fiscalità. Non è facile durante la partita tenere saldi. Questo è come prima ti dicevo, che mi pare che nei finali andiamo sempre in apnea, cioè quando siamo stati questi finali in cui siamo andati in apnea? Beh, a Montebelluno abbiamo perso la fine sul rigore regalato, a Cartigliano siamo stati buoni a perdere, ma poi in generale, a Chions ti potevi vincere la partita e ti ha persa, col Tamari ti ha ciappato il gol e ha perso la fine, col Bolzano ti ha perso il 90esimo. Tu dici che c'è un atteggiamento mentale... No, atteggiamento mentale, no. Tenuta mentale, no. Diverso. Tu allora devi fare delle considerazioni diverse. A Chions noi al 93esimo eravamo là che attaccavamo. E come sappiamo, la ripartenza non è che non ce l'avamo mentalmente, è stato episodi negativi. Oggi non
non era, no, noi dopo aver preso l'1-0 siamo stati là e abbiamo attaccati per 10 minuti, noi non è che non ce l'avamo mentalmente, subiamo degli episodi nel finale dove forse non è una questione di mentalità o di approccio, dove forse dobbiamo cercare di avere un po' più attenzione nel gestire certe situazioni. Fine. Ma fine se il fallo che abbiamo cinto comunque significa che la linea difensiva era 103 gol. Ti ricordi che Montebelluna c'era un'altra squadra? Perché la squadra di Montebelluna si è cambiata tutto. Sì, tutto. Andiamo a vedere gli 11 titolari di Montebelluna, guarda gli altri 11. Quindi sono da dire che cambiamo tutto d'estate non andava bene. No, ti sto dicendo che se, no, io mi riallaccio alla tua analisi degli ultimi 5 minuti. Quelli erano altri giocatori che non ci sono più. Quindi non è un problema di mentalità, il problema è che magari devo stare un po' più attento, però torno anche sull'episodio che sottolineo quello che ha detto il Presidente, cioè, tu non puoi dare una munizione su un fallo di quel genere. È un contrasto di gioco a metà campo e che è la seconda normalissimo, senza nessuno, non c'era fallo tattico, è andato in cerca della palla, lui ha palla protetto, ha fallo, ti ha messo su della basta, loro hanno fatto 200 falli tattici e ne ha munito uno. Il portiere, no, il portiere per prendere zero. Basta, cioè, questa è la realtà. Poi non è neanche da dire che dopo il loro gol ci siamo stati fermi. La posizione di Napello, tutti gli angoli alla fine. Sempre. La squadra almeno, almeno, almeno. Noi siamo tutti d'accordo. Noi siamo tutti d'accordo. Poi ci fare la domanda al presidente del 100 pistole. La curiosità. Puntiamo ai play out o alla salvezza diretta? Noi puntiamo a vincere tutte le partite. Questo è come concetto. Ce ne provo anche oggi. Abbiamo provato anche oggi e puntiamo a niente, il nostro obiettivo è quello di salvarsi, cioè l'eliminazione. Bisogna che sì, praticamente ancora nella mente c'è la salvezza diretta. Io c'è più spazio per poterla fare. Ogni partita che passa si spinge sicuramente di più, però c'è lo spazio, vuol dire. San Donato pare abbia 23 punti. Sì. I 6 punti. 7 punti degli stati. 7 punti. Questo è il mio. Non la passa. Ma sì, è giusto il tuo. Quanti punti sei che è San Donato? 7. 23 San Donato, 22 gli anni che è San Donato. Se ancora nella mentalità del poteva fare. Mai 13, Trento, Clodiano 16, Nerico 20, San Donato 22, ma non è là. San Donato 23 e qua siamo dentro il play out con San Donato. Quello dopo San Donato? Cartigliano e Belluno 25. E Cartigliano si è caduta lì, praticamente le perde tutte. Tantocco. Belluno però oggi ha fatto una grande vittoria. Che sai che la partita che noi a giocare, San Levi che San Giorgio. Però se ti avessi la fortuna di fare 2-3 risultati senza sconfitte, ma ti fare una vittoria, un pareggio. Ti metti subito, tacca le ore. Io ho capito con Mirko. Comunque in ogni caso, al di là del fatto che ci abbia ritornato sopra l'allenatore avversario, lui riteneva questa partita la più importante del girone di ritorno per loro e oltre alle due assenze che ha sottolineato lui, appunto dei giocatori dell'Arte della Cudiense, quindi il Baccolo e molto probabilmente 5 che ha giocato appunto nel secondo tempo, questo significa che la Cudiense è un'altra squadra, cioè dall'inizio del girone di ritorno è un'altra squadra. E nel paragone con le altre squadre che abbiamo diciamo, come avversari per andare ad ottenere la salvezza è sicuramente molto apprezzata. Questo è un po' il ragionamento che bisogna. Poi oggi sarebbe stato importantissimo fare il pareggio piuttosto che perdere, quello sì. Perché dopo ogni sconfitta è la vita sulla sui spogliatori, ragazzi. Il relatore ha già un cassotto che diciamo esatto, che fatica mettersi dopo. Ma il suo ha detto, cioè, non capisco come la Cudiense possa avere solo i punti. Lo dice pur essendo una buonissima squadra, però come ti dico, ogni allenatore che viene qua tutti si porta a casa il punto. Non solo quando in trasferta, perché spesso ti gioca spesso ti gioca mezzo in trasferta e stanno in casa. Ti segna mondo più gol in trasferta che in casa. Fra di voi altri, fra di col direttore, con l'allenatore. C'è solo Ronia, qua c'è solo Ronia, dopo 20 e oltre partite. Giocatori di uomo di sport, adesso è solo un ruolo. No, giocatori di noi avevamo una squadra di un tipo fino a 4-5 domenica fa e quella potrebbe essere fatta una considerazione su quella squadra. È solo 4-5 domeniche
che avevamo fatto secondo una squadra un po' diversa, e si vede che è un po' diversa, perché giochiamo adesso davanti, prima avevamo difficoltà a giocare davanti perché non, i 5, i Fioretti non che c'era, adesso siamo una squadra per quanto mio più quadrata, più portata al gioco offensivo, più, che si gioca e vedo che magari riusciamo anche a fare meglio. Sta di fatto che se però abbiamo 16 punti, perché il giocatore è fuori che dare. Sì, devo fare entrare. Abbiamo 16 punti, no? Questi sì, questo non deve essere per niente nessun tipo di. Giorno per giorno, dal martedì al venerdì, dobbiamo giocarsi sempre fino alla fine, fino a morte. Non andiamo. Sì, va bene. Ma così, dai.